ad esempio. Ma le tisane ci stiamo spostando un po' in quel campo che io non amo trattare, perché di solito la tisana è associata, come dicevo, alla farmacopea, cioè tu ti fai una tisana quando stai un po' nervoso, ti fa male lo stomaco, però non è detto che uno può tirare fuori una tisana per accompagnarlo, che ne so, ad un piatto che tu stai mangiando. Non deve essere associato forse ad un disturbo la tisana, può essere pure un attimo per rilassarti. Quindi il principio della tisana è che tu metti sul fuoco o nell'acqua qualcosa che poi quel tempo di preparazione ti rilassa pure un poco i nervi. Come si fanno le tisane? Come si preparano? Esistono tre metodi essenzialmente per fare una bevanda, una tisana. Il primo metodo che tutti voi avete fatto o qualcuno vi ha preparato è quello dell'infusione. Ossia mettete in una tazza la vostra erba, che può essere fresca o secca, e poi in quella tazza andrete a versare una dose di acqua bollente e poi lasciate in infusione 5-6 minuti. Sto parlando del tè e della camomilla, quello che fate a casa tutti i giorni. Ad esempio, voi sbagliate quando mettete la pentola sul fuoco a bollire e poi mettete quelle bustine dentro, come se stesse facendo la pasta. Non è quello il modo per farlo, perché quella è un'infusione. Quindi vi mettete le bustine nella teiera o nella tazza, portate l'acqua ad una temperatura che non sia quella là di ebollizione, perché poi l'acqua inizia a calcificare, versate dentro, coprite e lasciate in infusione per 5-6 minuti. Dopo questo periodo, ad esempio se avete usato erbe o camomilla, però di solito shot dovete filtrare e poi bere. Ora vi direte, ma ci vuole lo zucchero, non ci fate come vi fa.